Questa sera noi andiamo a chiudere il ciclo di incontri sulle infrastrutture, che in realtà è prodromico, come dire, prodromico nel senso ci prepara poi a un'attività politica che dovremo fare sulle infrastrutture. In che senso? Nel senso che noi abbiamo parlato di infrastrutture digitali, radio, internet. Stasera noi parleremo con Brunella Cocca. Oltre ad essere un'ingegnera ferroviaria, è anche soprattutto membro della segreteria nazionale FGS. Andiamo a parlare con Brunello invece, appunto, stasera delle infrastrutture dei trasporti, quindi dai treni alle navi. Ho visto, insomma, per interessarvi un po' all'incontro, ho messo questa faccenda della nave che si è incagliata a Suez, eccetera, eccetera. Quindi. C'è molta carne al fuoco di cui discutere, in realtà, ma appunto questi tre incontri sono prodromici poi a un'azione politica che come FGS dovremmo fare sulle infrastrutture, perché le infrastrutture sono e saranno il cuore del Next Generation EU, cioè di questo grande piano Marshall che l'Europa ha messo in campo per far fronte alla crisi pandemica e per far ripartire l'economia a livello strategico, eccetera, eccetera. E che chiaramente sono milioni, milioni, miliardi di euro che in buona parte andranno investiti in infrastrutture. Quindi questo paese, sia digitali, perché questo piano è molto imperniato anche sul digitale, ma anche naturalmente materiali. E quindi noi, cioè diciamo, questo paese, l'Italia intera, l'Europa intera, è chiamata in queste settimane, addirittura neanche mesi, settimane, a darsi una direzione strategica infrastrutturale. Dunque, questi incontri servono e sono serviti da base, appunto, per dare una formazione minima, perché noi ci siamo detti, beh, prima di parlare, cioè, se noi politici vogliamo governare la tecnica, che alla fine le infrastrutture sono essenzialmente tecnica. Beh, allora però dobbiamo almeno conoscerla un minimo. Quindi l'incontro sulla radio, l'incontro su internet, questa sera l'incontro sull'infrastruttura, la politica infrastrutturale. Senza ulteriore indugio, io darei la parola a Brunella, che anzi ringrazio molto, intanto per aver, più che aver accettato l'invito, aver proprio voluto questo incontro e questa serie di incontri. Che saranno anche l'inizio poi di un percorso anche politico che l'FGS farà sul lato infrastrutture, che è un lato molto importante, come vi ho detto, centrale, e su cui abbiamo fatto poco effettivamente. Tutto questo per dirvi anche che, appunto, mentre le altre puntate erano più tecniche, questa sera Brunella ci parlerà più di politica. E quindi vorrei anche lasciare poi spazio al dibattito, perché anche dal dibattito, dalle domande che farete, dalle osservazioni che farete, penso dovremmo partire poi per fare le nostre considerazioni politiche prossimamente. Detto questo, grazie ancora di essere qui e soprattutto grazie a Brunella e ti lascio la parola. Grazie. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Sì, stasera, come anche un po' accennato Enrico, parleremo delle infrastrutture di trasporto che in qualche modo rappresentano il midollo dell'economia di ogni paese. Hanno un ruolo essenziale e dominante nello sviluppo economico, geopolitico e nell'internazionalizzazione. Il compito delle infrastrutture è quello sicuramente di creare e migliorare le connessioni tra le regioni, velocizzare le interazioni socio-economiche e garantire chiaramente il miglioramento delle relazioni internazionali, oltre chiaramente a creare valore e crescita economica dei paesi. Basti pensare ai posti di lavoro che può creare l'investimento sulle infrastrutture, la nascita di nuove aziende, investimento di capitale privato e chiaramente anche determinare la scelta di localizzazione delle imprese sul territorio, così come anche promuovere la competitività sia regionale che internazionale. Per farvi capire l'importanza delle infrastrutture, quindi degli investimenti, di creare una solida politica e strategica politica infrastrutturale, vorrei portarvi le risultanze di uno studio effettuato dalla Commissione europea nel 2019 sull'impatto sulla crescita, sull'occupazione e sull'ambiente della rete di trasporto europea. Non so se conoscete la TEN-T, Trans-European Network, e praticamente ve la spiego in breve, un insieme di infrastrutture lineari, quindi ferrovie, stradali,
ferroviarie, stradali e fluviali e puntuali, cioè nodi urbani, porti, interporti e aeroporti, che sono considerate rilevanti a livello comunitario. E la core network è costituita dai nodi urbani a maggiore densità abitativa, dai nodi intermodali di maggiore rilevanza e chiaramente dalle varie connessioni. La priorità a livello europeo è quella di assicurare la continuità di questi corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando collegamenti tra chiaramente le differenti modalità di trasporto ed eliminando i colli di bottiglia. Tra i 9 corridoi della TNT, 4 coinvolgono l'Italia. Ve li spiego, diciamo, brevemente. Sono il corridoio del Mediterraneo, che attraversa il nord Italia da ovest ad est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna. Poi c'è il corridoio Reno-Alpi, che passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova. Il corridoio Baltico-Adriatico, che collega l'Austria, la Slovenia e i porti del nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna. E poi infine il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, che parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma, con i principali centri urbani del sud, come Napoli, Bari, Catanzaro e Messina. Da notare che è l'unico corridoio che tocca il Mezzogiorno, ma di questo ne parleremo in secondo momento. Quindi dicevo, questo studio nel 2019 è fondamentale, secondo me, per capire l'importanza delle infrastrutture. Perché? Questo, nella Commissione Europea, i vari settori della Commissione Europea, come il Mobility and Transport Investment e Innovative and Sustainable Transport, hanno evidenziato che i corridoi che collegano i vari paesi dell'Europa garantiranno nel 2030 una crescita del PIL europeo dell'1,6%, la creazione di 797.000 nuovi posti di lavoro e una riduzione di 26 milioni di tonnellate di CO2. E questi dati, badate bene, non tengono presente gli sviluppi tecnologici dei sottosistemi che costituiranno il sistema ferroviario, ovviamente il sistema di trasporto transeuropeo. Quindi non tengono conto di quella che è l'innovazione tecnologica, che può garantire quindi un miglioramento del PIL o una creazione di ulteriori posti di lavoro, una riduzione maggiore appunto delle tonnellate di CO2. Quindi è abbastanza rilevante. Poi, chiaramente, i corridoi del TNT sono solo un esempio di quelle che sono le azioni che a livello europeo si stanno sviluppando. Il riequilibrio a favore delle modalità di trasporto sostenibile, la riduzione delle quote di mobilità su gomma è l'obiettivo primario dell'Europa. E attraverso, chiaramente, magari incentivando con delle misure ad hoc, oppure basandosi su delle linee di azioni che partono praticamente dalla strategia integrazione modale e intermodalità. Gli obiettivi sono fondamentalmente 3: l'accessibilità ai nodi e l'interconnessione tra le reti, il riequilibrio della domanda verso modalità di trasporto sostenibili e la promozione dell'intermodalità. Viene da sé che praticamente le modalità di trasporto che rientrano in questi obiettivi, che quindi hanno una priorità a livello europeo, sono la modalità ferroviaria e quella. Ciò non toglie che esistono appunto dei piani europei, quindi degli obiettivi europei, delle strategie europee, per tutte le modalità di trasporto. Partiamo dall'ambito ferroviario, chiaramente autostradale. La TNT, come vi ho detto, è l'esempio lampante. La TNT è la rete di collegamento quindi centrale europea che dà e deve garantire lo sviluppo del trasporto europeo. A livello ferroviario la strategia è la cura del ferro, che punta a sviluppare la rete nazionale in termini di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e ad integrarla con la rete europea e con le altre chiaramente infrastrutture di trasporto in un'ottica generale di multimodalità, con l'obiettivo chiaramente di migliorare l'accessibilità complessiva del sistema di trasporto nazionale ed offrire una struttura di reti e servizi integrati. A livello di infrastruttura ferroviaria, negli anni sono state definite delle direttive e dei regolamenti per poter garantire che un veicolo proveniente appunto dall'Italia magari possa circolare in Europa. Queste direttive, questi regolamenti hanno definito dei piani di azione per la progettazione e per l'esercizio comune, ovvero delle modalità quindi comuni di progettazione e di esercizio per poter garantire l'interoperabilità europea, quindi lo scambio con facilità, senza problemi, perché il sistema ferroviario è composto da vari sottosistemi. Devono combaciare alcuni sottosistemi, per esempio il segnalamento di terra con quello di bordo, affinché il veicolo possa viaggiare sulla rete.
E questo è fondamentale nel momento in cui si passa magari da un sistema di segnalamento di terra, magari italiano, rispetto ad uno europeo, che può essere magari francese, e le due cose non combaciano. Quindi si sta facendo qualcosa, gli obiettivi sono definiti, però bisogna lavorarci, o meglio, ogni paese ci deve lavorare. Per il settore strada e autostrada, l'obiettivo invece è quello di andare incontro ad una modalità di trasporto chiaramente più sostenibile. Sia chiaro, il trasporto su gomma è più utilizzato, sia per il trasporto merci che per quello passeggeri. Però chiaramente l'obiettivo dell'Europa è quello di adeguarsi a garantire, diciamo, un impulso verso il trasporto multimodale e una distribuzione di combustibile alternativo. Non so se avete avuto modo di leggere magari gli obiettivi di autostrade, per esempio in Italia. Tra gli obiettivi di autostrade è quello di inserire delle colonnine elettriche in ogni autogrill sull'autostrada, per poter quindi promuovere e incentivare l'utilizzo di veicoli e vetture, quindi elettriche. Ridurre quindi il combustibile che viene prodotto, quindi, e promuovere delle alternative modalità di trasporto, delle alternative appunto combustibili, per poter andare incontro a quelli che sono gli obiettivi anche europei. Poi parliamo del trasporto marittimo. La strategia europea è la cura dell'acqua. In Italia, diciamo, più o meno si concretizza con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica e chiaramente i suoi decreti attuativi. Il piano praticamente tiene in considerazione l'attuale situazione della portualità e della logistica marittima, analizza le prospettive, ma va incontro alla definizione di un sistema mare. Il sistema mare non è soltanto l'investimento e ripartire, diciamo, dal porto, dal singolo nodo, no. Il sistema mare, diciamo, è concepito come quindi una catena di dar valore, una catena di valori da che parte si dà poco, ma si porta dietro anche il territorio circostante, il territorio nazionale e le relazioni dell'Italia con il Mediterraneo, per esempio, quindi le relazioni tra i vari paesi, a livello chiaramente marittimo. Quindi il sistema mare, attraverso un sistema di coinvolgimento del cluster marittimo della politica euro-mediterranea, nel caso per italiano, quindi con il rafforzamento della parte, con le partnership strategiche, andrebbe verso un settore di verso anche incontro, diciamo, delle possibilità di business che possano garantire un miglioramento del settore della portualità e della logistica. Per quanto riguarda invece il settore del trasporto aereo, la politica a livello europeo si concretizza con il cielo unico europeo, ovvero un'iniziativa europea creata per ridurre la frammentazione dello spazio europeo aereo in Europa e migliorare le prestazioni della gestione del traffico aereo a livello chiaramente di capacità e di efficienza in termini di costi e ambiente. Gli obiettivi sono fondamentalmente, diciamo, per realizzare questo cielo unico ci sono due fondamentali elementi. La capacità delle infrastrutture aeroportuali, che deve essere adeguata quindi alle necessità e le potenzialità, e chiaramente gli scali, che dovranno essere accessibili dal territorio ed efficacemente interconnessi con gli altri modi di trasporto. In Italia fondamentalmente abbiamo il Piano Nazionale degli Aeroporti, che dovrebbe garantire e evidenziare le opportunità del Paese di poter quindi raggiungere, diciamo, questi obiettivi, l'obiettivo quindi del cielo unico europeo, e passando quindi attraverso lo sviluppo di questi due elementi che vi ho appena elencato. Quindi la politica infrastrutturale ha un ruolo rilevante nella ripresa economica mondiale, ha un ruolo rilevante nella crescita economica del paese e dipende fondamentalmente dalle risorse finanziarie impiegate. La selezione della priorità soffre di una mancanza di un quadro finanziario chiaro e di criteri di valutazione trasparenti. In Italia, adesso concentriamoci sull'Italia, questa situazione, questa mancanza di strategia è evidente. È evidente ed è innegabile anche la sottovalutazione del ruolo. Ragazzi, non sento, si è bloccato. Idem, anch'io non sento più niente. Temevo fossi l'unico. Brunella? Sì, mi sentite?
Eccoci, sì, ti avevamo persa. E dicevi appunto, è sottovalutato in Italia questo Sì, discorso? non sono andata molto oltre, meno male. No, dicevo, in Italia chiaramente è sottovalutato il ruolo delle infrastrutture. Mi sentite? Faccio un check. Sì, ti sento. Ok, quindi è sottovalutato il ruolo e dipende chiaramente, è tangibile dalle condizioni in cui versano le nostre infrastrutture, dicevo, dalla disorganizzazione logistica e trasporto e dalla mancanza di intermodalità tra le varie appunto modalità di trasporto. A ciò si sommano i 56 miliardi di euro, che è un costo indicato nella legge di stabilità, che il nostro paese deve pagare per la carenza di infrastrutture adeguate. E questi sono dati che sono stati confermati sia da Confindustria, che da Banca d'Italia, che da Confcommercio. Le mancanze del nostro paese, quindi negli investimenti sulla crescita, nel miglioramento proprio dell'infrastruttura, hanno portato anche al crollo chiaramente delle imprese di costruzione. Circa 120.000 imprese sono fallite e all'aumento della disoccupazione nel settore. La legge di bilancio del 2020 aveva previsto anche un investimento di circa 20 miliardi di euro in risorse finanziarie, chiaramente per gli investimenti in infrastrutture nel 2020. Tali fondi non sono stati minimamente investiti e queste somme vengono messe a disposizione solo a seguito di un decreto del Presidente del Consiglio che nel 2020 non è mai stato rilasciato. Non è stato rilasciato. Questa mancanza di investimenti risulta evidente anche a fronte della mancata capitalizzazione dei fondi del programma del Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020. 50 miliardi dovevano essere spesi. 50 miliardi. Sono stati spesi solo 7 e impiegati solo 20. E quindi i restanti 30 miliardi dovrebbero essere spesi entro il 2023, dopo che negli ultimi 6 anni, quindi dal 2014 al 2020, non sono stati investiti. Quindi dovremmo investire un fondo elevato, quindi stiamo parlando di 30 milioni soltanto dal programma del Fondo di Coesione e Sviluppo, per non parlare della legge di bilancio e per non parlare dei soldi che comunque ogni anno investiamo e spendiamo per la mancanza inadeguatezza delle infrastrutture. E il bello è che a ciò si aggiunge anche il programma 2021-2027 al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione, per cui, secondo l'accordo di bilancio dell'Unione Europea 2021-2027, all'Italia spetteranno circa 50 miliardi di euro. Quindi i fondi non è che non ci sono, e che in parte non sono stati investiti, che non c'è una strategia di base. Questa è la differenza, e questa è la mancanza. Poi, nel quadro generale, teniamo presente che questa mancanza di investimenti si colloca in uno scenario particolare. Cioè, bisogna contestualizzare questa mancanza di investimenti. Prima di tutto, bisogna concretizzare e concentrarsi sulla centralità del Mediterraneo. Lo stiamo vedendo in questi giorni. Il problema che c'è stato nel canale è stato una luce per le falene. Ha mostrato l'importanza del canale di Suez, ha mostrato l'importanza del collegamento tra il Medio Oriente, tra i paesi della MENA, cioè Medio Oriente e Nord Africa, con il Mediterraneo, con l'Europa, come passaggio per l'America. Parliamoci chiaro, nello scenario geoeconomico internazionale, il Mediterraneo sta avendo sempre più rilievo. I paesi della MENA hanno avuto una crescita media del PIL del più 4,4%, mentre in Europa, negli ultimi 20 anni, in Europa invece il PIL è aumentato di l'1,9%. Oltre a questo, bisogna tenere presente che sulla scena del Mediterraneo, ovviamente oggi, meglio, negli ultimi 15 anni, c'è la Cina. La Cina, il commercio asiatico nel Mediterraneo, ha aumentato negli ultimi 15 anni dell'841%, attraverso per lo più il canale di Suez. Il canale di Suez permette un interscambio complessivo di circa 751 miliardi di dollari l'anno. C'è stata una perdita in questi giorni di circa 100 miliardi di dollari, cioè 10 miliardi di dollari al giorno. 10 miliardi di dollari al giorno, 400 navi mercantili.
navigabili, sono rimasti bloccati per giorni. Il canale di Suez ha un'importanza strategica ed economica fondamentale. E l'Italia, perché a parte che comunque c'è il traffico del mercato sia manifatturiero che energetico e il collegamento con l'America, non solo con l'Africa, il Medio Oriente e il Centro Europa. E l'Italia in tutto questo è la piattaforma naturale, logistica, per collegare le rotte. Dovrebbe esserlo almeno. Perché? Perché in qualche modo si trova al centro quindi di una condizione dove c'è uno sviluppo economico. Ci sono degli investimenti che per esempio Pechino e Berlino stanno investendo da anni sul Nord Africa. Ci sono delle occasioni di business che potrebbero assicurare una copertura finanziaria ai nostri investimenti nel paese del Mediterraneo elevata. Elevata. Ma noi non abbiamo le capacità per poter cogliere questa strategia. Ne parleremo poi magari più nel dettaglio. Un altro scenario da tenere presente, fondamentale, per capire bene l'importanza dell'infrastruttura, di una buona e solida politica infrastrutturale e della... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. Quindi della condizione fondamentalmente italiana e chiaramente la condizione storico-economica che stiamo vivendo. La pandemia ha creato un aumento dei fallimenti di molte aziende che si sommano a quelle che ho precedentemente detto nell'ambito delle costruzioni ed ha portato ad un aumento smisurato della disoccupazione e una riduzione del PIL del 16%. L'unico intervento europeo che non aumenta gli effetti del debito pubblico, quindi stiamo parlando del fondo perduto di 81,4 miliardi di euro del Recovery Fund, e può essere l'unico, diciamo, che in qualche modo può portare ad un miglioramento, chiaramente una condizione che, vi ho spiegato, non è delle migliori, ma che non ricade sul debito pubblico e che quindi non ci dovrà portare poi in un secondo momento a fare un attimo il risanamento dei conti, che può chiaramente influenzare su quello che è già la condizione precaria in cui l'Italia è. L'ultimo punto che vorrei sottolineare in questa, diciamo, in questo quadro che sto cercando di delineare è l'attrattività degli investimenti. Ora, gli investimenti non sono soltanto pubblici, gli investimenti sono anche privati. L'Italia purtroppo non è attrattiva. Non è attrattiva per gli investimenti. Perché? Ci sono fondamentalmente quattro fattori che influenzano l'attrattività degli investimenti nell'infrastruttura italiana. Il quadro regolatorio, quindi la normativa degli appalti e dei servizi. Sappiamo bene che gli iter sono infiniti, non c'è la digitalizzazione di alcune manovre, di alcune appunto passaggi, ecco, per la richiesta magari degli interventi di progettazione. L'iter è infinito, non c'è una chiarezza nelle normative degli appalti e dei servizi, tra l'altro in questi giorni la stavano infatti vedendo il governo, speriamo bene, e compromette anche il secondo fattore, che è la pianificazione e qualità dei progetti, cioè la fattibilità dei progetti. Quindi il quadro regolatorio, unito ad una mancanza di strategia ed una mancanza di delineazione di priorità degli interventi, influenza anche la fattibilità dei progetti. Perché io investitore, se non sono in grado di determinare con una qualche certezza quali saranno magari gli investimenti che verranno fatti nel breve termine, anche non dico nel medio e nel lungo termine, nel breve termine, non posso neppure, diciamo, prevedere la possibilità di poter investire. Ed è una pecca enorme per gli investimenti, per attirare investimenti privati. Poi il terzo fattore, recepimento dei finanziamenti. Si parla di qualità degli strumenti, degli interlocutori pubblici e privati, e mi fermerei anche soltanto qui. Parla da solo. E l'ultimo fattore è il ruolo degli stakeholders, cioè i limiti e le collaborazioni dei soggetti a vario titolo. Ora, in questo quadro che vi ho cercato, diciamo, un po' di spiegare o di riassumere, il Sud Italia, in questa quindi mancata distribuzione dei fondi e in questo contesto generale, è messo da parte, incrementando molto il gap tra nord e sud. Il PIL pro capite al nord risulta essere circa 35.000 euro l'anno,
a sud invece 16.000 euro. Chiaramente un altro, diciamo, fattore che determina la ricchezza di una zona, di un paese, è anche il numero dei disoccupati. Al sud il numero delle persone che hanno fatto richiesta e ottenuto il reddito di cittadinanza sono per lo più, cioè il numero delle persone in generale che hanno richiesto quindi il reddito di cittadinanza sono per lo più delle regioni del sud. L'unico reale investimento infrastrutturale fatto negli ultimi 60 anni a sud è la rete idrica. L'unico altro investimento, diciamo così, fatto negli ultimi 60 anni è la Cassa del Mezzogiorno, che negli anni 50, non ebbe e tuttora non ha creato un grande aumento del PIL, una grande riduzione della disoccupazione. E probabilmente è stata a causa anche di una mancanza di essenzialità del ruolo del Mezzogiorno, del Meridione. Per, diciamo, farvi anche capire un po' la situazione del Sud, vorrei portarvi a titolo di esempio alcuni assi infrastrutturali per cui negli ultimi anni, pur avendo i fondi necessari, non è stato sviluppato un piano di investimento. Autostrada Caianello-Benevento. Dal 2001, solo ultimamente si è deciso di avviare la gara d'appalto. Dal 2001. L'asse ferroviario tra il porto di Napoli e il sistema interportuale Nola Marcianise, nulla è stato fatto, solo un'idea. L'asse stradale 106 Ionica, sta approvata nel 2014 ma non è mandato in porto. L'asse ferroviario alta velocità Palermo-Messina-Catania, dal 2012 è in fase di progettazione. Quindi il Mezzogiorno ha bisogno di infrastrutture, ma non solo a livello progettuale. Perché a livello progettuale in parte è anche coperto, ma le infrastrutture nel Mezzogiorno non ci sono. Il divario tra nord e sud risulta evidente anche dal fatto che gli investimenti infrastrutturali al sud sono di circa un sesto del totale nazionale. L'alta velocità nel Mezzogiorno corrisponde a poco più dell'11% della rete chiaramente totale dell'alta velocità nazionale. I porti del sud, pur avendo un traffico maggiore rispetto a quello del nord, hanno delle tecnologie obsolete. Non possono garantire la movimentazione e lo stoccaggio delle merci. Non sono interconnessi con le altre modalità di trasporto per poter garantire quindi uno smistamento magari delle merci. Quindi garantire un'alternativa di mercato. Non è possibile. Gli aeroporti a sud sono difficilmente raggiungibili, riducendo quindi la qualità chiaramente dell'offerta. Le linee stradali sono ridotte, stiamo parlando del chilometro quadrato rispetto a quello del nord. L'assurda assenza di infrastrutture stradali, anche quelle ferroviarie, adeguate quindi alle esigenze e domande di trasporto, e la dislocazione logistica, sia delle aree di produzione che quella di aggregazione, ovviamente non aiuta. Vi voglio portare un esempio. Ci sono dei prodotti agroalimentari che vengono prodotti nel sud Italia, spedite al nord Italia, che poi le impatta e li spedisce. Ora, il tempo medio che impiegano questi prodotti agroalimentari, che vengono dal sud, sono parlando di Sicilia, quindi delle regioni del sud, impiegano circa 16-18 ore su gomma ad arrivare al nord e circa 40-60 ore su ferrovia, quindi su ruota, su ferro, ecco, per arrivare al nord. Questo tempo eccessivo. Il tempo determina, questo tempo eccessivo determina chiaramente una riduzione, una spesa eccessiva quindi del trasporto del prodotto, una perdita in termini, anche stiamo parlando di prodotti che non durano nel tempo, quindi anche una spesa in termini di conservazione del prodotto. Infatti, in molte aziende del nord, risparmiano comprando lo stesso tipo di prodotto agroalimentare dalla Turchia, per esempio, quindi da altri paesi, rispetto che dal sud Italia. Ciò cosa comporta? Comporta anche una, diciamo, riduzione della qualità del prodotto. Il Made in Italy, che tanto piace al governo, chiunque passa al governo, se vogliamo, sbandierare in Europa e nel mondo, viene meno. E tutto perché non viene garantita un'efficienza delle infrastrutture, un'efficienza dei trasporti.
si potrebbe anche entrare nel merito magari alla qualità dei servizi, altre cose, va bene. Però la prima cosa è la mancanza di collegamento, di capillarità dell'infrastruttura per poter garantire il commercio. Sì? Mi sentite? Sì, ti sentiamo, compagno. Quindi, basta questo compagno. Posso? Posso continuare? Vai, vai. Okay. Però Michele può continuare a dire compagno, compagna. Dai, su, non siate così, così rigidi. Scusate, vai, vai Brunella, ti sentivo. Allora, quindi, praticamente, parliamoci chiaro, per uscire dalla crisi economica non serve ridurre gli investimenti al nord Italia per garantire gli investimenti al sud, quindi per far ripartire il mezzogiorno, non serve questa riduzione degli investimenti al nord Italia. Il nord Italia è fondamentale, ci connette con l'Europa, ci permette di creare un ponte con i mercati europei, ma sono evidente ed è inaccettabile la distribuzione cieca e malsana dei fondi a disposizione e della capillarità dell'infrastruttura. Il presidente Draghi nelle ultime settimane ha indicato quindi la necessità di non emarginare più il sud Italia, di darne rilevanza nel piano strategico degli investimenti, soprattutto che verranno fatti chiaramente con Next Generation. Ha chiarito che sarà necessario robustire sicuramente le amministrazioni meridionali, attuare strategie di investimento, rete ferroviaria veloce, e garantire la manutenzione sulle infrastrutture e ricercare chiaramente anche il contributo dei privati. Quindi rendere l'Italia fondamentalmente più attrattiva. E nel momento in cui si parla di attrattività, come ho detto in precedenza, non si può prescindere dalla posizione strategica del mezzogiorno italiano, che chiaramente porta, effetto domino, ad un benessere economico di tutto il paese, non soltanto del meridione. Tutte queste volontà le troveremo, presumibilmente, nel documento di economia e finanza, che dovrebbe anche inglobare il recovery plan. Quindi dovrà essere rilasciato sullo spalle di prossimo. Quindi vedremo anche un attimo nel concreto quali saranno poi le prospettive e le strategie del presente. In ogni caso, il Next Generation, sappiamo tutti, è questo strumento di ripresa europea, quindi ripresa dalla pandemia europea, che ha una dotazione di circa 750 miliardi, divisi in 390 miliardi di sovvenzioni e 360 in prestiti, ed è suddiviso in 7 programmi fondamentalmente. Quindi il Recovery Fund in sé per sé, quindi lo strumento per recuperare la resilienza, il React-EU, che è il meccanismo ponte tra l'attuale politica di coesione e i programmi 2021-2027, l'Horizon Europe, che è il programma per la ricerca e l'innovazione, l'Invest-EU, che unisce tutti gli strumenti finanziari europei in continuità con il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, il programma di sviluppo rurale e il Just Transition Fund, il fondo per la transizione equa, che sostiene l'uscita dai combustibili fossili delle regioni europee, e poi il meccanismo di protezione civile dell'Unione, che sarebbe il RESH-EU. Ora, la quota italiana del Next Generation per l'Italia sembrerebbe intorno ai 210 miliardi. Come diceva Enrico all'inizio, in questa condizione, quindi questi 196 miliardi che verranno nel Recovery and Resilience Facility e i fondi satelliti che abbiamo indicato, diciamo, in questi 7 programmi, insieme ai fondi per il Sud, quindi quelli provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione, serviranno per beneficiare, ne beneficeranno per lo più le infrastrutture, circa intorno ai 30 miliardi di euro, perché la maggior parte chiaramente devono essere investiti e non possono essere inseriti, diciamo, comunque catalizzati nella politica dei sussidi fondamentalmente, quindi deve essere investito, devono essere investiti. Per far ciò, l'Europa, diciamo, per poter investire appunto questi fondi provenienti dal Next Generation, ha chiaramente indicato per l'infrastruttura degli obiettivi e l'Italia nel Recovery Plan, diciamo, in qualche modo inserirà questi fattori, cioè alta velocità ferroviaria per trasporto passeggeri e merci e la manutenzione stradale 4.0 e infine l'intermodalità e la logistica integrata. Quindi gli obiettivi del governo sembrano essere lo sviluppo e il completamento delle infrastrutture per i quali i problemi logistici costano all'Italia circa 70 miliardi all'anno, il rilancio del settore delle costruzioni e la mobilità sostenibile.
Tra l'altro, per la mobilità sostenibile si accede anche ai fondi, se non sbaglio, della rivoluzione verde e della transizione ecologica, se non sbaglio si chiamano così, sempre che facciano parte, diciamo, nella bozza iniziale definita nel recovery plan iniziale. Torniamo ai due fattori, quindi l'alta velocità ferroviaria per trasporto passeggeri e merci, manutenzione stradale e l'intermodalità. Per il primo punto, sembra che verranno conclusi gli interventi sulla linea alta velocità Napoli-Bari e della linea Palermo-Catania-Messina. Verranno completati i corridoi ferroviari della TNT e quello delle tratte chiaramente del Valico, che fanno anche parte, diciamo, un po' del corridoio in generale. Verrà effettuato il potenziamento dei nodi e delle direttrici ferroviarie e si provvederà a cercare di ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud, chiaramente a favore delle regioni meridionali, altrimenti il gap non si ridurrebbe, e quindi effettuare degli interventi di massa per mettere in sicurezza le reti ferroviarie. Quindi si parla di delle reti stradali, quindi si parla di manutenzione e ammodernamento tecnologico per ridurre. Chiaramente il ponte di Genova è stato uno degli esempi, quindi evitare che si possa andare incontro ad un tasso di incidentalità maggiore. Bisogna modernare, bisogna rendere più capillare il sistema stradale e bisogna renderlo anche più sicuro. Infatti verrà inserito, almeno questa è l'idea nel recovery plan, sembrerebbe, verranno inseriti dei sistemi di monitoraggio a fronte di rischi sismici, dissesto e di incidentalità. Per quanto riguarda invece l'intermodalità logistica integrata, sembra verranno investiti fondi sul miglioramento della logistica del sistema portuale, al fine di migliorare quindi l'intermodalità e ridurre il costo della logistica delle imprese di trasporto. Chiaramente stiamo parlando di trasporto merci, per lo più, e di migliorare e rendere più appetibile il traffico marittimo, per cui nel secondo semestre del 2020 si è riscontrato un calo del 40%. Inoltre, l'intermodalità garantisce quello che magari è anche il traffico dei passeggeri, dei turisti. Il settore terziario e il settore del turismo in Italia è tra i più proficui a livello economico. Abbiamo un chilometraggio di coste infinito, turisti che vengono da tutto il mondo per l'arte che abbiamo in Italia, per le città d'arte, e la cultura. Eppure non abbiamo un sistema infrastrutturale in grado di gestire un tale traffico di turisti e di garantirlo. Perché magari il turista lo trova una soluzione per andare con la macchina, ci mette 80 ore per andare in Puglia, però non c'è un sistema infrastrutturale tale da poter garantire e incentivare il traffico dei turisti. E quindi un ritorno economico, e quindi un miglioramento. È tutto un effetto domino. Quindi, allo stato attuale, diciamo che è necessario attendere quindi il documento di economia e finanza, con la speranza quindi che gli investimenti vengano messi in atto con cognizione di causa per lo sviluppo del paese e una coesione del mezzogiorno, ma soprattutto che vengano effettuati, che vengano investiti. Come vi ho detto all'inizio, molti fondi non sono stati investiti e molti dovranno essere investiti in un tempo talmente ristretto che probabilmente non verranno investiti o non nel migliore dei modi, non con cognizione di causa. Quindi, diciamo che da giovani socialisti, come diceva, ripeto, Enrico magari all'inizio, non possiamo non avere un'idea sulla politica infrastrutturale. Non possiamo non avere delle proposte per lo sviluppo di una politica infrastrutturale cosciente e coscienziosa. I socialisti si sono sempre prodigati e interessati alla politica infrastrutturale. Vi faccio due esempi. Claudio Signorile, non so se lo conoscete, presumo di sì, fatto parte del governo Craxi, mandato 83-87, è stato ministro dei trasporti. Durante il suo incarico ha promosso la riforma della ferrovia dello Stato, la legge 210, costituendo l'ente economico, realizzando la rete ferroviaria con il potenziamento delle tratte commerciali regionali e riducendo i rami secchi. Ha avviato l'alta velocità, è disposto alla produzione di un nuovo materiale rotabile, ha promosso il piano generale dei trasporti, ha fatto varare nella comunità europea, durante la presidenza italiana, il master plan comunitario dei trasporti e ha costituito l'asse che ha portato chiaramente poi alla TNT, la strategia europea dei corridoi.
ha definito gli interventi ampliamento e ammodernamento degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e ha avviato il processo di liberalizzazione delle gestioni aeroportuali. Ha avviato la riforma dell'autotrasporto, per esempio ha promosso il casco protettivo per i motociclisti, che ha ridotto chiaramente la mortalità ai tempi, e ha promosso l'anno europeo della sicurezza. Il secondo personaggio socialista che vorrei portare alla vostra attenzione è l'ingegnere in causa, Ercole in causa. È stato responsabile del piano generale dei trasporti. No, ho sentito, scusa. Ercole in causa, l'ingegnere Ercole in causa, è stato responsabile del piano generale dei trasporti, approvato nel governo nell'86 e del suo primo aggiornamento, chiaramente poi avvenuto nel 91. Negli ultimi anni ha vissuto nel mondo della pianificazione dei trasporti ed è stato amministratore delegato del treno alta velocità, creando, facendo parte anche, collaborando alla realizzazione della rete TEN-T. Tutt'oggi chiaramente fa parte di questo ambiente, di questa realtà, e fino al 2014 è stato responsabile dell'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche previste dalla legge obiettivo. Quindi, tornando a noi, a mio avviso il governo dovrebbe definire in anticipo una strategia sulle priorità di investimento, tenendo presente la situazione, la condizione attuale delle infrastrutture e mirando a una politica di investimenti funzionale a sfruttare la peculiarità della posizione strategica e geografica italiana e del settore terziario, cioè dei settori che portano effettivamente economia d'Italia. Garantire una capillarità e una mobilità di merci e persone quindi su tutto il territorio, cercando di incoraggiare gli investimenti nazionali e internazionali, magari riducendo e rendendo più agibile l'iter burocratico necessario per gli investimenti. È necessario garantire un collegamento rapido e efficiente tra nord e sud per sfruttare a meglio quelle che sono le capacità e le potenzialità poi del traffico merci, del traffico commerciale e, come ho detto prima, anche del traffico turistico, e migliorare i collegamenti tra i nodi e le diverse modalità di trasporto, quindi investendo effettivamente i fondi destinati all'infrastruttura. E con questo io chiuderei il mio intervento. Mi avete sentito? Spero di sì. Sì, ti abbiamo sentito, Brunello. Forte chiara e grazie, perché mi rendo conto che cioè, come dire, quando parliamo di trasporti c'è veramente tanta carne al fuoco, anche perché, come si è capito molto, molto bene dal discorso di Brunella, qui non si può più, ma neanche a dire, cioè, non è più possibile parlare solo d'Italia, ma appunto, come ha fatto Brunella, innanzitutto bisogna pensare all'Europa, e poi ci sarebbe fare tutto un discorso anche molto lungo, però, e lì poi si entra su un discorso geopolitico che magari sarebbe anche interessante toccare, poi delle grandi reti di trasporto mondiale e di commercio mondiale tra appunto Via della Seta, Suez, Panama, eccetera eccetera. Quindi però appunto già Brunella, circoscrivendo il discorso alle cose che ci riguardano direttamente, ci ha parlato di Europa. Certo, ecco, un po' di riassumere quelle che sono le condizioni. Si può sempre entrare sempre nel dettaglio, nelle varie modalità di trasporto, perché poi ci sarebbe un mondo dietro ogni modalità di trasporto. Però diciamo che in linea generale, secondo me, abbiamo un po' un quadro di quella situazione attuale. Spero di averlo. No, diciamo che ci hai dato un quadro di quello che politicamente sta cuocendo, mettiamolo così, e questo è molto importante. Io vedo già delle domande, però mi permetto di abusare della mia degli interventi, ma di abusare della mia, come dire, della mia posizione per farne una prima io, perché magari ci può entrare anche subito, entrare più nello specifico nelle questioni. Tu hai detto che appunto in Italia c'è questa grande disparità tra nord e sud, dove tu comunque hai un nord mediamente collegato e che si integra bene con il resto d'Europa, e un sud dove mancano addirittura le ferrovie per il trasporto delle persone, quindi sia delle persone che delle merci, mettiamolo così. Parlando anche, per esempio,
Io faccio riferimento all'immagine che ho messo di Suez, quindi queste navi che dall'Oriente passano attraverso il canale, ci passano letteralmente sotto al naso, fanno però invece di approdare in Italia, fanno lo stretto di Gibilterra e vanno su al nord a Rotterdam, questo grande porto europeo, si diceva l'altro giorno in chat, il più grande, se non sbaglio, è porto europeo. E il discorso che si fa sempre, facevamo anche in chat, e qui vorrei avere anche una tua opinione più specifica nel merito, è: beh, però, se noi avessimo un grande porto nel sud Italia, questa è una cosa che viene detta molto, molto, molto spesso, un grande porto sud Italia collegato con infrastrutture ferroviarie invece che su gomma, che è costoso. E poi il resto d'Europa, beh, forse le navi converrebbe di più. In realtà io mi chiedo, è vero questo? Cioè, nel senso, questa è una domanda che ingenuamente mi sono sempre fatto. Cioè, poniamo conto che per esempio in Calabria, a Gioia Tauro, dove c'è questo grande porto che è una vera e propria cattedrale del deserto, perché si pensava di farci il quinto centro siderurgico italiano, poi hanno costruito solo il porto e l'acciaieria non l'hanno mai fatta, quindi questo porto che è lì, in mezzo agli aranceti. Però ecco, mettendo che, poniamo il caso che veramente questo porto fosse collegato, fosse un porto grande, diciamo, capace di raccogliere navi di una certa stazza, e questo già non è, cioè, non è scontato. Forse non so se abbiamo porti in Italia capaci, per esempio, di accogliere una nave come quella che si è incagliata. Sai quanto grande è quello di Taranto, di Brindisi, in Puglia, Taranto, Sono Taranto. piccoli, sono piccoli, son No, non porti lo piccoli conosco. quelli. Quelli sono porti piccoli, addirittura. Cioè, noi i nostri porti grandi penso siano a Trieste, a Genova, Genova, se non sì, sbaglio. Quindi. basta, non Però, defino. ecco, non so manco se sarebbero tanto grandi per quella nave lì. Ecco, che stiamo parlando di navi cargo enormi, appunto, che vanno servite in una certa maniera. Comunque, per non perdere il filo del discorso, ammettendo, e questa già sarebbe una grande sfida, un grande sforzo economico, fare un porto del genere, per esempio, a Gioia Tauro, e ammettendo anche un grande sforzo economico poi di infrastrutture. Ma domanda ingenua, prima domanda ingenua. Allora, cioè, due domande. La prima, è fattibile? Cioè, è nell'orizzonte degli eventi una roba del genere? Prima. Seconda domanda, ma nel caso, se fosse fattibile, ma alle navi converrebbe oppure converrebbe farsi qualche giorno in più di nave e arrivare a Rotterdam? Non so se si è capito un po' la domanda, però ecco, ho voluto comunque introdurre questa questione che esce continuamente fuori da qualsiasi argomento infrastrutturale. Allora, la fattibilità è chiaramente vincolata appunto da quello che ci siamo detti con l'ultima oretta, quindi alla strategia di investimenti. Dovrebbe essere fattibile, dovrebbe essere effettivamente effettuata un investimento tale da poter garantire un porto che possa gestire un traffico mercantile, tale da poter quindi permettere all'Italia di avere un ruolo strategico. La fattibilità in termini di infrastruttura di per sé potrebbe esserci, forse non come ci vorrà tempo magari per raggiungere una certa, chiaramente indicato per gestire un certo flusso degli obiettivi. E l'Italia nel recovery plan, diciamo in qualche modo, inserirà questi fattori, cioè alta velocità ferroviaria per trasporto passeggeri e trasporto merci e la manutenzione stradale 4.0. E infine l'intermodalità e la logistica integrata. Quindi gli obiettivi del governo sembrano essere lo sviluppo e il completamento delle infrastrutture per i quali i problemi logistici costano all'Italia circa 70 miliardi all'anno, il rilancio del settore delle costruzioni e la mobilità sostenibile. Tra l'altro, per la mobilità sostenibile si accede anche ai fondi, se non sbaglio, della rivoluzione verde e della transizione ecologica, se non sbaglio si chiamano così, sempre che facciano parte, diciamo, nella bozza iniziale definita nel recovery plan iniziale. Torniamo ai due fattori, quindi l'alta velocità ferroviaria per trasporto passeggeri e merci, manutenzione stradale e l'intermodalità. Per il primo punto, sembra che verranno conclusi gli interventi sulla linea alta velocità Napoli-Bari e della linea Palermo-Catania-Messina. Verranno completati i corridoi ferroviari della Fiorentina,
e quello delle tratte chiaramente del valico, che fanno anche parte, diciamo, un po' del corridoio in generale. Verrà effettuato il potenziamento dei nodi e delle direttrici ferroviarie e si provvederà a cercare di ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud, chiaramente a favore delle regioni meridionali, altrimenti il gap non si ridurrebbe, e quindi effettuare degli interventi di massa per mettere in sicurezza le reti ferroviarie. Quindi si parla di delle reti stradali, quindi si parla di manutenzione e ammodernamento tecnologico per ridurre. Chiaramente il Ponte di Genova è stato uno degli esempi, quindi evitare che si possa andare incontro ad una a un tasso di incidentalità maggiore. Bisogna modernare, bisogna rendere più capillare il sistema stradale e bisogna renderlo anche più sicuro. Infatti verranno effettuati, verrà inserito, almeno questa è l'idea nel recovery plan, sembrerebbe, verranno inseriti dei sistemi di monitoraggio a fronte di rischi sismici, dissesto e di incidentalità. Per quanto riguarda invece l'intermodalità logistica integrata, sembra verranno investiti fondi sul miglioramento della logistica del sistema portuale, al fine di migliorare quindi l'intermodalità e ridurre il costo della logistica delle imprese di trasporto. Chiaramente stiamo parlando di trasporto merci, per lo più, e di migliorare e rendere più appetibile il traffico marittimo, per cui nel secondo semestre del 2020 si è riscontrato un calo del 40%. Inoltre, l'intermodalità garantisce quello che magari è anche il traffico dei passeggeri, dei turisti. Il settore terziario e il settore del turismo in Italia è tra i più proficui a livello economico. Abbiamo un chilometraggio di coste infinito, turisti che vengono da tutto il mondo per l'arte che abbiamo in Italia, per le città d'arte e la cultura. Eppure non abbiamo un sistema infrastrutturale in grado di gestire un tale traffico di turisti e di garantirlo. Perché magari il turista lo trova una soluzione per andare con la macchina, ci mette 80 ore per andare in Puglia, però non c'è un sistema infrastrutturale tale da poter garantire e incentivare il traffico dei turisti. E quindi un ritorno economico, e quindi un miglioramento. È tutto un effetto domino. Quindi, allo stato attuale, diciamo che è necessario attendere quindi il documento di economia e finanza, con la speranza quindi che gli investimenti vengano messi in atto con cognizione di causa per lo sviluppo del paese e una coesione del mezzogiorno, ma soprattutto che vengano effettuati, che vengano investiti. Come vi ho detto all'inizio, molti fondi non sono stati investiti e molti dovranno essere investiti in un tempo talmente ristretto che probabilmente non ci avrà, non verranno investiti, o non nel migliore dei modi, non con cognizione di causa. Quindi, diciamo che da giovani socialisti, come diceva, ecco, ripeto, Enrico magari all'inizio, non possiamo non avere un'idea sulla politica infrastrutturale. Non possiamo non avere delle proposte per lo sviluppo di una politica infrastrutturale cosciente e coscienziosa. I socialisti si sono sempre prodigati e interessati alla politica infrastrutturale. Vi faccio due esempi. Claudio Signorile, non so se lo conoscete, presumo di sì, fatto parte del governo Craxi, mandato 83-87, è stato il ministro dei trasporti. Durante il suo incarico ha promosso la riforma della ferrovia dello Stato, la legge 210, costituendo l'ente economico, realizzando la rete ferroviaria con il potenziamento delle tratte commerciali regionali e riducendo i rami secchi. Ha avviato l'alta velocità e disposto alla produzione il piano generale dei trasporti, ha fatto varare nella comunità europea, durante la presidenza italiana, il master plan comunitario dei trasporti e ha costituito l'asse che ha portato chiaramente poi alla TEN-T, la strategia europea dei corridoi. Ha definito gli interventi ampliamento e ammodernamento degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e ha avviato il processo di liberalizzazione delle gestioni aeroportuali. Ha avviato la riforma dell'autotrasporto, per esempio ha promosso il casco protettivo per i motociclisti, che ha ridotto chiaramente la mortalità ai tempi, e ha promosso l'anno europeo della sicurezza. Il secondo personaggio socialista che vorrei portare alla vostra attenzione è l'ingegnere in causa, Ercole Incalza. È stato responsabile del piano generale dei trasporti. Ho sentito, scusa.
Ercole Incalza, l'ingegnere Ercole Incalza, è stato responsabile del piano generale dei trasporti, approvato nel governo nell'86, e del suo primo aggiornamento, chiaramente poi avvenuto nel 91. Negli ultimi anni ha vissuto nel mondo della pianificazione dei trasporti ed è stato amministratore delegato del treno alta velocità, creando, facendo parte anche, collaborando alla realizzazione della TNT, della rete TNT. Tutt'oggi chiaramente fa parte di questo ambiente, di questa realtà, e fino al 2014 è stato responsabile dell'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche previste dalla legge obiettivo. Quindi, tornando a noi, a mio avviso il governo dovrebbe definire in anticipo una strategia sulle priorità di investimento, tenendo presente la situazione, la condizione attuale delle infrastrutture, e mirando a una politica di investimenti funzionale a sfruttare la peculiarità della posizione strategica e geografica italiana e del settore terziario, cioè dei settori che portano effettivamente economia d'Italia. Garantire una capillarità e una mobilità di merci e persone, quindi su tutto il territorio, cercando di incoraggiare gli investimenti nazionali e internazionali, magari riducendo e rendendo più agibile l'iter burocratico necessario per gli investimenti. È necessario garantire un collegamento rapido e efficiente tra Nord e Sud per sfruttare al meglio quelle che sono le capacità e le potenzialità poi del traffico merci, del traffico commerciale e, come ho detto prima, anche del traffico turistico, e migliorare i collegamenti tra i nodi e le diverse modalità di trasporto, quindi investendo effettivamente i fondi destinati all'infrastruttura. E con questo io chiuderei il mio intervento. Mi avete sentito? Spero di sì. Sì, ti abbiamo sentito, Brunello. Forte e chiara, e grazie, perché mi rendo conto che c'è, come dire, quando parliamo di trasporti c'è veramente tanta carne al fuoco, anche perché, tanto, come si è capito molto, molto bene dal discorso di Brunella, qui non si può più, ma neanche a dire, cioè, non è più possibile parlare solo d'Italia, ma appunto, come ha fatto Brunella, innanzitutto bisogna pensare all'Europa, e poi ci sarebbe fare tutto un discorso anche molto lungo, però, e lì poi si entra su un discorso geopolitico che magari sarebbe anche interessante toccare, poi delle grandi reti di trasporto mondiale e di commercio mondiale tra appunto Via della Seta, Suez, Panama, eccetera eccetera. Quindi però appunto già Brunella, circoscrivendo il discorso alle cose che ci riguardano direttamente, ci ha parlato d'Europa. Cercato ecco un po' di riassumere quelle che sono le condizioni. Si può sempre entrare sempre nel dettaglio, nelle varie modalità di trasporto, perché poi ci sarebbe un mondo dietro ogni modalità di trasporto. Però diciamo che in linea generale, secondo me abbiamo un po' un quadro di quella situazione attuale. Almeno spero di averlo. No, diciamo che ci hai dato un quadro di quello che politicamente sta cuocendo, mettiamolo così, e questo è molto importante. Io vedo già delle domande, però mi permetto di abusare della mia, come dire, della mia posizione per farne una prima io, perché magari ci puoi entrare anche subito, entrare più nello specifico nelle questioni. Tu hai detto che appunto in Italia c'è questa grande disparità tra nord e sud, dove tu comunque hai un nord mediamente collegato e che si integra bene con il resto d'Europa, e un sud dove mancano addirittura le ferrovie per il trasporto delle persone, quindi sia delle persone che delle merci, mettiamolo così. Parlando anche, per esempio, io faccio riferimento all'immagine che ho messo di Suez, quindi queste navi che dall'Oriente passano attraverso il canale, ci passano letteralmente sotto al naso, fanno però, invece di approdare in Italia, fanno lo stretto di Gibilterra e vanno su al nord a Rotterdam, questo grande porto europeo, si diceva l'altro giorno in chat il più grande, se non sbaglio, è porto europeo.
È il discorso che si fa sempre, facevamo anche in chat, e qui vorrei avere anche una tua opinione più specifica nel merito, è, beh, però, se noi avessimo un grande porto nel sud Italia, questa è una cosa che viene detta molto, molto, molto spesso, un grande porto sud Italia, collegato con infrastrutture ferroviarie, invece che su gomma, che è costoso, e poi il resto d'Europa, beh, forse le navi converrebbe di più. In realtà io mi chiedo, è vero questo? Cioè, nel senso, questa è una domanda che ingenuamente mi sono sempre fatto, cioè, poniamo conto che per esempio in Calabria, a Gioia Tauro, dove c'è questo grande porto che è una vera e propria cattedrale del deserto, perché si pensava di farci il quinto centro siderurgico italiano, poi hanno costruito solo il porto e l'acciaieria non hanno mai fatta, quindi questo porto che è lì, in mezzo agli aranceti. Però ecco, mettendo che, poniamo il caso, che veramente questo porto fosse collegato, fosse un porto grande, diciamo, per capace di accogliere, di raccogliere navi di una certa stazza, e questo già non è, cioè, non è scontato. Forse non so se abbiamo porti in Italia capaci, per esempio, di accogliere una nave come quella che si è incagliata. Sai quanto grande è quello di Taranto, di Brindisi, in Puglia, Taranto? Sono piccoli quelli. Quelli sono porti piccoli addirittura, cioè noi i nostri porti grandi penso siano a Trieste, a Genova, se non sbaglio, però ecco, non so manco se sarebbero tanto grandi per quella nave lì, ecco, che stiamo parlando di navi cargo enormi, appunto, che vanno servite in una certa maniera. Comunque, per non perdere il filo del discorso, ammettendo, e questa già sarebbe una grande sfida, un grande sforzo economico, fare un porto del genere per esempio a Gioia Tauro, e ammettendo anche un grande sforzo economico poi di infrastrutture, ma prima domanda ingenua, allora, cioè due domande. La prima, è fattibile, cioè è nell'orizzonte degli eventi una roba del genere? Prima. Seconda domanda, ma nel caso, se fosse fattibile, ma alle navi converrebbe, oppure converrebbe farsi qualche giorno in più di nave e arrivare a Rotterdam? Non so se si è capito un po' la domanda, però ecco, ho voluto comunque introdurre questa questione che esce continuamente fuori da qualsiasi argomento infrastrutturale. Allora, la fattibilità è chiaramente vincolata, appunto, da quello che ci siamo detti nell'ultima oretta, nella strategia di investimenti. Dovrebbe essere fattibile, dovrebbe essere effettivamente effettuata un investimento tale da poter garantire un porto che possa gestire un traffico mercantile tale da poter quindi permettere all'Italia di avere un ruolo strategico. La fattibilità in termini di infrastruttura di per sé potrebbe esserci, forse non come ci vorrà tempo magari per raggiungere una certa, per gestire un certo flusso eventualmente di navi. In termini di convenienza, il discorso è questo, che nel momento in cui io investo sull'infrastruttura, miglioro il sistema porti. Quindi, come dicevo prima, il sistema mare, quindi porta dietro anche magari un'attrattività degli investimenti, risorse, aziende che investono sul territorio. Si crea un certo sistema, si crea una certa economia di base, si sviluppa un certo territorio, non soltanto il porto in sé, che potrebbe rendere quindi più attrattivo una determinata, magari determinato più attrattivo il passaggio tramite l'Italia verso magari certe aziende che magari si sono collocate verso l'Italia, o comunque sia ti possono garantire un diretto collegamento con il resto dei paesi dell'Europa. Parliamoci chiaro, passando dall'Italia, i collegamenti magari con la Francia, così come magari anche la Germania o altri paesi del nord Europa, sarebbe diretto. Quindi l'idea dovrebbe esserci una strategia, migliorare i porti da sud, dovrebbe essere, per poter garantire quindi tutto il meccanismo di investimenti e di business che si potrebbe creare, rendere quindi più attrattiva l'Italia e rendere quindi poi di conseguenza utile e fattibile, meglio utile, l'investimento nel sud.
Quindi se posso fare un po' la parola, cioè sostanzialmente tu stai dicendo, beh, il punto è a monte, cioè al di là dell'infrastruttura, il punto è che bisogna dare un motivo a delle navi di quella stazza di fermarsi in Italia, diciamo, che comunque per ora non c'è. Cioè, quindi appunto tu dici, bisogna dare una prospettiva alle navi che attraccano, e che significa che queste navi devono avere a che fare con delle aziende italiane o comunque vicino all'Italia, e sì, allora a quel punto... Okay. Considera, Enrico, comunque l'Italia perde circa 2-3 miliardi di euro dal mancato approdo delle merci nei nostri porti. Cioè, tutti i posti di lavoro, tutte le attività che si potrebbero generare, non c'è una... come dicevo prima, non c'è la possibilità magari della movimentazione e stoccaggio delle merci, ma non c'è neppure possibilità magari di riparazione, manutenzione, di logistica, quindi servizi poi satelliti. Cioè, investire su queste tipologie di sui porti principali, magari definirli anche, porterebbe tutto un effetto magari di business rilevante. Serve un progetto industriale di italiano, un progetto di filiera. Deve essere fatto una cosa del genere. Non si può non pensare di farlo. Cioè, la strategia... Sì. No, infatti non ti volevo interrompere, però appunto, cioè, invece, quando tu, diciamo, parli di progetto di filiera, no? Questo anche per renderlo più chiaro ai ragazzi, cioè, una cosa che si dice sempre, no? È la nostra industria, specie quella del nord, ma poi alla fine specie quella del nord, il resto, l'industria del sud poi è residuale, c'è, perché c'è, però è più residuale, diciamo. Vi faccio dei nomi, vabbè, l'acciaieria Ilva, ma c'è la Vestas per esempio o altre, però insomma non... chiaramente la gran parte dell'industria italiana che produce si dice sempre a livello, no, di filiera, è a livello di filiera incastrata con l'industria del nord Europa, comunque tedesca eccetera. Cioè, noi gli facciamo dei pezzi di specializzazione, per esempio qui vicino a me c'è un'acciaieria, che palle, sono troppo fissato, un'azienda che fa cingoli ad alta specializzazione, fa i cingoli, fa il sotto di questi grandi cingolati e poi i cingoli li manda in Francia o in Germania e ci fanno poi i cingolati, no? Non militari, dove proprio gli escavatori, eccetera, eccetera. Quindi quando si parla di filiera si parla di questo. Quello che tu, Brunella, appunto stai dicendo è, beh, appunto è chiaro che anche per tornare anche al discorso sud, beh, è chiaro che se noi la nostra industria deve servire solo l'industria del nord, cioè l'industria del nord Europa, beh, allora che senso ha avere un porto nel sud Europa, appunto? Quindi è quello che tu intendi per strategia industriale e filiera, giusto? Mi sentite? Poi sì, sì. Mi senti? Yes. Poi chiaramente c'è tutta una strategia di base, si deve muovere tutto un apparato diplomatico, diciamo, sotto, quindi per andare in questa direzione, però sì, il concetto è questo, cioè nel senso, spero di aver in qualche modo risposto. Certamente, sì, scusa se ti ho interrotto, ma volevo avvicinare alcuni... Intanto c'è... Michele che ha messo una foto di... Che cos'è questa foto? Quello qua? No, aspetta. È l'intervento di dopo. Quella è una foto... Va bene. Ah, guarda, sei il primo a parlare, quindi vai pure. Ah, posso? Pensavo dovessi finire. Certo. Ok, dopo della questione del porto, per iniziare a parlare delle infrastrutture. Quando si è parlato prima di treni, diciamo, di treni all'interno dell'Italia, eccetera, eccetera, non si è parlato appunto del come della potenzialità che hanno i treni per i collegamenti anche dal sud al nord e queste possibilità che appunto hanno gli studenti fuori sede. Cioè, non so se seguite il ragionamento, no? Però chiaramente se uno abita in Calabria ma poi va a studiare, cioè se uno abita in un paesino della Calabria e poi magari va a studiare a Napoli, all'Università di Napoli, è giusto che lo Stato offra una ferrovia decente che lo porti da quel paese, dalla Calabria a Napoli, ma oltre a questo che gli crea anche delle offerte convenevoli, perché comunque i biglietti costano e in molti altri stati sono stati creati, diciamo, delle sorte di...
non dico che regalano i biglietti, però delle sorte di sconti per gli studenti, però in Italia tutte queste cose ci sono, ma non quanto gli altri paesi, cioè questo è quello che dico. Poi, comunque, ritornando nella zona dei porti, no, che mi interessava, secondo me invece di investire a Gioia Tauro, io investirei a Taranto, e vi spiego anche perché vi spiego. Investire a Taranto prima di tutto perché è uno dei porti che ha un porto che è pieno di infrastrutture, è un porto che c'era già le infrastrutture e c'è anche più infrastrutture di quelle che appunto ha il porto di Gioia Tauro. Per esempio, Taranto c'è un'area di stoccaggio, le uniche aree di stoccaggio che ha Gioia Tauro sono quelle che sono state sequestrate 8 ore fa perché erano abusive, quindi è una prima differenza. Poi, seconda differenza, il porto di Taranto, al contrario di Gioia Tauro, cioè io vi ho mandato un'immagine, no, per farvi rendere conto, c'ha le gru per prendere tutte per smerciare, per togliere la merce sulle navi, per togliere i container sulle navi, c'ha le zone dove le navi possono come si dice, parcheggiare per le navi, attraccare. Oltre a questo, Taranto c'ha addirittura tre porti, c'è un porto militare, un porto turistico e un porto vero e proprio solo dedicato al commercio, cosa che per esempio Gioia Tauro non ha. Poi, per dirvi un'altra, Taranto, diciamo, ha una sorta di baia, no? C'ha il Mar Grande e il Mar Piccolo, mi pare si chiama così, non mi ricordo, sì, così si chiama, no? Questo è molto vantaggioso perché comunque comunque è un porto che si forma su un'insenatura naturale che permette anche di ripararsi magari da onde che magari danno fastidio allo smantellamento dei container dalle navi commerciali. Insomma, c'è una serie di mezzi che comunque permette di creare un porto commerciale, come ho detto. Il problema è che Taranto non è abbastanza sfruttata. Per esempio, Taranto, tra l'altro, quando arriva una nave petrolifera, oltre ad avere una zona di stoccaggio, Taranto ha anche una serie di tubature che permettono appunto, come si dice, di gasdotti, di oleodotti, che permettono il trasporto da una zona della Puglia a un'altra, quindi è anche un vantaggio anche nelle infrastrutture. Quindi il porto di Taranto, secondo me, se si deve scegliere appunto un porto dove diciamo fare attraccare navi che magari vengono dal canale di Suez, deve essere quello di Taranto. Uno, perché geograficamente è a sud e quindi è più vicino, e due perché comunque è formato, c'ha le infrastrutture, c'ha la zona di stoccaggio, c'ha le zone dove si mettono i container, e c'ha un vero e proprio porto dove far attraccare le navi dedicate al commercio. Ecco, io ho finito. No, comunque la foto che ha messo Francesco è quella del porto turistico. Io sto parlando del porto commerciale, quella è del porto turistico. Sì. Brunella, te. Sì, allora, diciamo, partendo dalle ferrovie, sono così. Allora, hai ragione, sì, stiamo parlando di mobilità delle persone. Ora, presumo indipendentemente da se sei fuori sede, lo studente vuole tornare a casa, ma stiamo parlando anche magari delle persone spostano per motivi di lavoro, quotidianamente hanno bisogno delle infrastrutture, hanno bisogno di trasporto. A sud c'è carenza. La carenza nella capillarità, cosa no? Ah, che stai rispondendo, ok. Quindi la carenza nella capillarità dell'infrastruttura ferroviaria a sud è evidente e genera chiaramente anche un aumento più possibilità, diciamo così, di trasporto ci sono, più chiaramente il costo si riduce. Stiamo parlando di termini di domanda e offerta. Quindi, nel momento in cui i mezzi di trasporto sono ridotti, sono quelli, sei costretto a utilizzarli, in qualche modo il costo aumenta. Ora, che anche qui il discorso è sempre lo stesso, parliamo sempre di un discorso a monte. Se non c'è una strategia, se non vengono fatti degli investimenti opportuni su tutta l'infrastruttura ferroviaria di quella che è il Sud Italia, e qualcosa la stanno facendo in termini di ammodernamento, però anche lì, spesso e volentieri, come anche giusto che sia, in alcuni casi è chiaro, ci sono delle priorità di investimenti per il numero delle persone magari che utilizzano quel determinato veicolo in quella determinata area.
un numero, appunto, oppure della movimentazione di merci, il quantitativo di movimentazione di merci in una determinata area. Quindi si tende ad investire più su quei settori, su quelle, diciamo, zone in cui c'è effettivamente in qualche modo una sorta di ritorno. È, diciamo, è normale, ma questa è proprio la base, diciamo, della domanda dell'offerta. Sì, è necessario aumentare le infrastrutture ferroviarie al sud, sì, e sicuramente garantire, io per esempio da Firenze per scendere in Puglia devo fare comunque un cambio, devo fare il cambio a Roma oppure a Bologna, non c'è un treno diretto, quindi in termini di infrastrutture... Dove sei? Di dove sei te? Sei di Puglia, hai detto? Sì, dalla provincia di Foggia. Ah, io sono di, cioè, io sono di origine fra Lecce e Brindisi. Tu non arrivi più praticamente fino a Lecce e Brindisi col treno, cioè non è proprio collegato bene, quindi sì, lo sai come l'infrastruttura per esempio in Puglia, è chiaro che deve esserci un aggiornamento, ma sia un ammodernamento sia dell'infrastruttura ferroviaria che di quella stradale. C'è sì, stato un incidente anche in Puglia con la Calabria, cioè io sono di origine sia calabrese che pugliese, quando vado in Calabria in vacanza e in Puglia e in vacanza si nota comunque anche la differenza, le strade sono migliori in Puglia. Comunque ci sono una serie anche di differenze che vanno dette, ecco perché ho detto Taranto e non Gioia Tauro, però comunque sì, scusami. Però la struttura, parliamo, sì, va bene, può essere che magari ci sta una strada fatta un pochino meglio perché così i turisti possono andare a Lecce a farsi il bagno, però non è una struttura, un'infrastruttura tale da poter gestire magari un flusso di merci nel Tarantino. La Puglia non è collegata col resto dell'Italia. Non puoi pretendere che Foggia diventi il centro del mondo in termini di mercato commerciale, perché è lì che c'è lo snodo poi Puglia con il resto d'Italia, parliamoci chiaro. Quindi non credo che Taranto possa essere il porto su cui puntare, o comunque non l'unico porto, sicuramente se ne può parlare, però non credo che abbia, diciamo, sì, va bene, può avere magari uno spazio leggermente più grande per lo stoccaggio e la movimentazione rispetto a una... Però stiamo parlando sempre di piccoli porti, di strutture obsolete, tecnologie non utilizzate. Siamo fermi agli anni 70. Cioè non possiamo paragonare il... Cioè se paragoniamo i porti all'interno della regione italiana, forse possiamo trovare quello migliore, e chiaramente lo stanno in Sud Italia. Però se la si vede in modo un po' più grande, anche in termini europei e internazionali, Taranto non può avere qualcosina in più rispetto a Gioia Tauro, forse, non lo so, ecco, adesso in dettagli, però non è in grado di sostenere un traffico merci. Non lo è. Non è connesso col resto dell'Italia, non è connesso con l'Europa, non è in grado di movimentare un certo quantitativo di merci, è piccolo e forse a livello logistico non ha mai gestito una cosa del genere, si può sempre iniziare però non ha mai gestito. Dai. Grazie, si è riuscito a parlare Francesco? Mi distraete con questi messaggi. Allora, volevo fare una domanda. No, volevo dire che ho messo il porto di Gioia Tauro, in realtà non è mica quello, cioè non è mica tanto piccolo, cioè, rispetto a Taranto, dicevo, questo a Michele. Cioè, sì, ma Taranto porto è una regione di stoccaggio. Cioè, basta, non le sai queste cose, non le sai queste cose, ok? Cioè, lasciamo parlare gli esperti. Francesco, fai pure la domanda. Allora, no, volevo fare una domanda. Sia a livello europeo c'è un piano per la transizione ecologica che riguarda l'idrogeno e poi soprattutto per i treni nel sud Italia, ma non solo nel sud Italia, ci sono ancora delle linee ferroviarie che non hanno l'elettrificazione. E tu che sei ingegnere ferroviaria, è conveniente utilizzare l'idrogeno invece di fare l'elettrificazione, visto che l'elettrificazione è molto costosa a quanto pare, è più conveniente usare l'idrogeno rispetto a dover elettrificare tutta la linea? E comunque in generale per i trasporti c'è un piano per l'idrogeno? Perché comunque le batterie a litio hanno i loro limiti. Allora, ti dico... Un paio di anni fa, se non sbaglio, hanno mostrato il primo treno a idrogeno all'Innotrans a Berlino. Ah, sì, in Germania, l'ho visto. Io c'ero, tra l'altro, ah, era bello. Sì.
sì. Quindi era Lino Trans ed è stato il primo treno a idrogeno che è stato presentato a livello mondiale. Ora, da lì ci stanno facendo chiaramente dei passi avanti, però da sostituire completamente quella che è la struttura, diciamo, elettrificata attuale, quindi con il captatore, con il pantografo, non è fattibile. No, no, quindi, questo sì, ma dico le linee che non sono ancora state elettrificate. Non puoi passare alla Ferrari. Cioè, comunque sia, dovrai, purtroppo, in un piano di strategia, bisogna andare a volte anche per gradi. Non puoi passare, prima di tutto, a modernare la struttura. Perché qui stiamo parlando comunque di un progetto a medio e lungo termine, non nel breve termine. Tu non puoi isolare, tenere isolata una popolazione con la speranza che magari il treno di idrogeno verrà investito in Italia. A livello poi, se vogliamo parlare a livello ipotetico, magari un giorno viaggeremo tutti con i monopattini, non lo so, va bene, lo posso anche concepire il discorso di passare, diciamo, un livello. A livello di fattibilità, no. Ok, ma c'è un piano europeo? Sì, se ne parla da anni, sono 20 anni che si parla di... Cioè, sì, perché le cose si sono fatte, per esempio, vicino a dove vivo io c'è una stazione dove ci sono gli autobus che vanno idrogeno, però di fatto non si è mai fatto niente di serio, sono solo prototipi, no? Direzioni, direttive e regolamenti a livello europeo, si parla e si incentiva la progettazione chiaramente di determinate tecnologie di segnalamento ferroviario che non è che non prevedono l'elettrificazione. Quindi non è una cosa che a breve termine si ne parlerà e si vedrà. Certo, quindi per adesso le linee che non sono ancora state elettrificate conviene elettrificarle. Devi ammodernare, non puoi isolare delle zone, non lo puoi fare. Eccomi, no, scusate, non riuscivo ad aprire il microfono. Comunque penso risposta data. Se Francesco non ha altro è soddisfatto, oppure se no, forse è cascato Francesco, non lo vedo più. Fatemi, no, perché mi sembrava strano in genere. Francesco, vabbè, intanto che si ricollega possiamo andare avanti e si era prenotato Mattia. Sì, eccomi. Ciao a tutti, buonasera compagni. Allora, ciao Brunella, senti. Allora, Tia, punto a capo. Sì, mi sentite? Sì, è chiaro. Ok, no, dicevo, vengo da una 2 ore di direzione regionale qui, in cui praticamente se ne sono dette di tutto. Di tutti i colori e si è toccato anche il tema, qualcuno l'ha ventilato molto, molto in sordina, del famigerato e mefistofelico ponte sullo stretto. Ora, per un eventuale, diciamo, per eventualmente pensare, ripensare, tra virgolette, la logistica sul Mediterraneo, no? Giusto per intercettare Suez, il commercio che risale da Suez, ad esempio, sul canale di Sicilia, sarebbe, io ho sempre sostenuto che sia opportuno andare a investire, ad esempio, sui porti di Agrigento, comunque creare una piattaforma mediterranea nel sud, nel sud della Sicilia, così da avere appunto una piattaforma con cui intercettare immediatamente il commercio e farlo risalire poi o su rotaia o su gomma, verosimilmente su rotaia, per il paese verso poi le varie mete da cui si dipana il commercio di Suez dall'Italia. Però il problema che si incontra è sempre lo stesso, sto stramaledetto stretto di Messina. C'è chi ci vuole costruire un ponte, c'è chi se lo vuole fare a nuoto, c'è chi vuole mantenerlo con i traghetti, c'è chi dice che in realtà è un pezzo di terra e sotto i cosi c'hanno le ruote, cioè se ne sentono di ogni. Quello che ti volevo chiedere io in sintesi è questo, cioè
ha senso una progettualità che parta appunto dal mezzogiorno, dal profondo Mediterraneo, che riguardi eventualmente questo, questa nuova politica infrastrutturale finalizzata al commercio a livello internazionale, e soprattutto ha senso un discorso sul ponte di Messina, sullo stretto di Messina ad oggi, se sì è fattibile? È una domanda un po' complessa, me ne rendo conto. Hai parlato di ponte, hai parlato di ruote, hai parlato di traghetti. Non hai sentito parlare di un eventuale tunnel sotto sott'acqua? Non hai sentito parlare di questa possibilità? Sì, no, ho sentito dell'ipotesi del sottopassaggio. Sì, c'era la possibilità di fare un sottopassaggio per poter... Sulla chiedere. Stessa linea, mi pare... Sullo stesso modello, mi pare, di quello teorizzato sullo stretto tra Dover e Calais, mi pare, o ricordo male. È stato pensato di fare questo tunnel sotto l'acqua di alta velocità, il treno di alta velocità per collegare la Sicilia al resto dell'Italia. Si stava pensando di farlo a livello proprio di infrastruttura ferroviaria. Se ne sta parlando ora, da lì alla fattibilità, la vedo una cosa, diciamo, se ne parla da anni, ma veramente tantissimi anni, non è mai stato nemmeno più in porto, è stato solo ipotesi, neppure un progetto, solo ipotesi. Quindi il discorso è che sarebbe opportuno investire per non isolare la Sicilia, per non continuare ad isolare la Sicilia in termini proprio di infrastrutture. Questo sicuramente. Poi investire ripeti un attimo la seconda, perché stai parlando di collegamento, quindi praticamente tra l'Italia e la Sicilia. Poi hai fatto un discorso sulle infrastrutture, diciamo, nel Sicilia, ma su quella domanda quale famiglia di un attimo? Scusa Mattia. Sì, no, ecco, no, essenzialmente... Perdonami un attimo, perché forse mi sono perso il secondo... No, il senso, cioè la domanda che ti avevo fatto era su più punti, cioè ripensare le piattaforme mediterranee partendo dal profondo sud a oggi, è pensabile una progettualità di breve, medio e lungo periodo? Punto secondo, il discorso del trasporto era legato al discorso del trasporto, ad esempio, dalla Sicilia nel resto d'Italia, tutto qua. Questi erano i due punti. Sì, perché il discorso è sempre lo stesso. Nel momento in cui investo e incentivo, quindi l'utilizzo magari un determinato porto, un determinato nodo portuale, ma non ho i collegamenti con le altre modalità di trasporto e con il resto dell'Italia, poca cosa. Cioè, nel senso, semplicemente sono un porto di passaggio, di movimentazione di merci, semplicemente da una nave a un'altra. Quindi in movimentazione magari di container da una nave ad un'altra. Quindi in termini di ricchezza che io posso Italia guadagnare, non è al 100%, chiaramente. Non ci guadagno al 100% da questo, diciamo, da questo passaggio. Quindi è chiaro che non è fattibile nel breve periodo dare rilevanza magari a un porto del sud se non hai dei collegamenti intermodali con la rete che può portare generare, diciamo, un'alternativa di modalità di trasporto merci. Questo è sicuro. A medio e lungo termine, sì, a medio e lungo termine è fattibile. Ci sono già in parte in atto delle manovre di capillarità nel sud Italia per garantire quindi una maggiore movimentazione sia merci che passeggeri. Ci sono dei, come dicevo, un corridoio TNT, solo uno purtroppo, che comunque coinvolge anche il Sud Italia e si ferma comunque fino a un certo livello. Ci sono delle idee, bisogna un attimo definirle, bisogna fare un progetto a breve termine e a lungo medio termine. E ti dico, a lungo medio termine è fattibile. Per me è fattibile. Perfetto, grazie mille Brunella. Grazie a te. Allora, si era prenotato, se non sbaglio, Michele aveva scritto che voleva dire qualcosa a suo padre, che ci sta ascoltando. Che
dicevo, stavo scrivendo là il mio ragionamento, no? Arriva il petrolio. Sì, vabbè, di quello che devi dire. Buonasera. Avvicinati al microfono. Buonasera. Sì, avvicina il microfono che non lo sentiamo. Concordo esattamente con quanto avete detto. Il problema infrastrutturale in Italia è pesantissimo, ma non solo al sud. Allora, per darvi un'idea, l'altro giorno era a pranzo col capo degli acquisti di CMH e discutevamo come mai la Germania riesce a essere così competitiva sul mercato quando ha un costo del lavoro altissimo, giusto? Un operaio tedesco guadagna quanto un ingegnere in Italia, più o meno, e comunque ha dei costi strutturali molto alti, eppure ipercompetitivo. Questo mio collega di acquisti diceva che lui non avrebbe mai comprato un semilavorato tedesco perché era troppo. Invece il prodotto finito tedesco è competitivo. Dove nasce questo discorso? Dal discorso che avete fatto prima. Che il prodotto finito, per una serie di motivi legati soprattutto all'infrastruttura, quindi al costo della logistica, del trasporto, dell'energia, della digitalizzazione, eccetera, eccetera, in Germania ha un costo di alla fine diventa competitivo. Cioè noi in Italia siamo diventati una nazione che costruisce dei componenti e non siamo più in grado di fare gli integratori. In poche parole, stiamo assistendo negli ultimi 20 anni, 30 anni, alla scomparsa delle aziende di integrazione. E devo dire che l'ultima azienda che è scomparsa in questa settimana, e poche persone se ne sono rese conto, è proprio FCA. FCA è scomparsa. È stata comprata in tutto e per tutto da Peugeot. Nonostante che i nostri cari politici non se ne siano neanche accorti. Ma comunque questo è lo stato dell'economia, non è che si poteva fare. In Italia rimangono soltanto due o tre aziende, Fincantieri e Leonardo, poi non, Leonardo perché è un'azienda pubblica e Fincantieri che fa le danni, poi non rimane così più. E poi rimangono tutte le aziende dove comunque anche lavoro io, che sono tutte aziende che fanno componentisti. Dove? Perché il costo del lavoro è più basso d'Europa. Dove? Perché siamo molto bravi, efficienti e corriamo tanto, alla fine siamo competitivi, ma non possiamo fare nessuna integrazione. Perché la Germania recupera benissimo quei soldi, che sono i soldi che noi, diciamo, dipendenti privati perdiamo perché non guadagniamo quasi nulla, li recupera facendosi dare dall'Europa nelle infrastrutture. In poche parole, l'Italia ha fallito completamente nella gestione dei fondi comunitari, grazie a una burocrazia che non è stata al passo con i tempi e con l'Europa, mentre gli altri paesi europei ci hanno sorpassato completamente. Cioè hanno una struttura dirigente a livello statale, non parlo qua di politica, parlo dei ministeri, di chi va a chiedere soldi all'Europa, di chi scrive i progetti. Quando noi dobbiamo pensare di scrivere un progetto sullo stretto di Messina, il problema è, non è farlo o non farlo, è ma come si fanno ad avere i soldi dall'Europa e spenderli. Perché in Italia non spendiamo i soldi, perché non abbiamo un sistema di gestionare, di dirigenti statali in grado di farsi dare quei soldi e spenderli e costruire dei progetti. Basta vedere tutte le nostre società che dovrebbero gestire l'infrastruttura a che livello sono. Questo è tutto. Vi invito ad andare su LinkedIn, io purtroppo non riesco a passarlo a nessuno perché su LinkedIn c'è soltanto la condivisione by LinkedIn inizialmente, che c'è un piccolo video che si vede come sono cresciute le reti ferroviarie in Italia di alta velocità, in Italia scusate, nel mondo per country dal 76 ad adesso. Vi dico che l'Italia era la seconda al mondo nel 76, adesso è stata completamente surclassata da tutto. Vi dico soltanto che la Cina in 16 anni ha costruito quasi 30.000 km di alta velocità. Questo è il punto, insomma, che volevo dirvi. Sì, no, ma effettivamente ha ragione. Poi, tra l'altro, negli anni 70-80 c'è stato un po'
la ripresa, proprio si è cominciato a parlare di piano strategico delle infrastrutture, soprattutto nell'ambito dei trasporti, dei ferroviari. Ai tempi anche il Ferrovie dello Stato è diventato un SPA, c'era stato un rialzo, una ripartenza, quindi per quanto l'Italia ha sempre un po' investito sulla gomma, perché parliamoci chiaro, la Fiat alla fine dava lavoro all'inizio, quindi in qualche modo non c'è stata una lungimiranza negli investimenti dell'infrastruttura quindi sul ferroviaria, quindi sul ferro. Poi però negli anni Ottanta, diciamo, un po' si è capita l'importanza dell'infrastruttura ferroviaria, ci sono state delle leggi, delle direttive e c'è stata una ripresa. Poi chiaramente col tempo sono del concordo sul fatto che comunque tanto meno. È vero pure che a livello, diciamo, strutturale, planimetrico, del geografico, diciamo, italiano, in alcuni casi, diciamo, fare un intervento non è molto semplice, considerando pure, appunto, magari gli Appennini o altro, comunque la condizione planaltimetrica italiana, perché in alcune zone è proprio difficile, diciamo, effettuare un intervento di armamento. Però sì, concordo sul fatto che effettivamente c'è stata una, siamo insomma venuti meno, non per niente l'AT&T, come dicevo anche prima, ha coinvolto un po' per niente l'Italia e ha stento il Nord Italia. Perché? Perché non siamo lì attrattivi, non siamo, diciamo, un polo fondamentale per l'economia del trasporto. Non lo siamo. Di conseguenza anche in un piano europeo non siamo considerati, così come magari è considerata appunto la Germania, che ha in qualche modo detta legge. Poi, sicuramente è vero che in termini di prodotto, cioè produrre un qualcosa, produrre ed esportare un qualcosa in Italia è costoso. Vengono prese addirittura, come dicevo anche prima, le materie prime altrove, poi rilavorate ed esportate, e hanno un costo inferiore rispetto alla produzione e la lavorazione proprio sul territorio italiano. Quindi sì, ci sono grossi problemi e sicuramente si parte dall'infrastruttura. La politica infrastrutturale ha fatto e fa danni se non è strutturata bene, se non ci sono degli ottimi investimenti. Assolutamente. Ma danneggia qualsiasi parte dell'economia. È tutto, va tutto, insomma, dietro a quello che può essere una continuità e una logistica di base, una capillarità. Concordo su quello che lei ha detto, anzi, grazie per essere intervenuto. Grazie a te, Brunello, grazie a voi. Signori, mi sentite? Spero di sì, perché vedo che come al solito... Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo, almeno io ti sento. No. Mi sentite? Sì. Oh, ecco. Sì, ti sentiamo. No, vi ringrazio e volevo dire, appunto, siamo alle battute finali, quindi se avete delle domande, ultime osservazioni... Io volevo dire intanto una cosa, intanto che vi preparate, cioè quella, la cosa che ha detto Brunello è una cosa molto importante, l'ha accennata a lei, e cioè ha detto una cosa molto vera, cioè siccome in Italia la Fiat garantiva un certo lavoro, è il motivo per cui in Italia si è puntato più sul trasporto su gomma che sulle ferrovie, che è una di quelle cose che ricorda sempre per esempio Roberto. Mi sentite sempre, vero? Perché vedo sì. Che la mia connessione va a rosso. Potete darmi un segnale, perché sennò la faccio corta. Del male che ha fatto il corporativismo in Italia. Cioè, quando noi come corporativismo non intendiamo non solo le corporazioni, ma intendiamo anche quelle grandi corporation, cioè quelle grandi aziende che sostanzialmente immanicate con la politica, a cui è stato sostanzialmente praticamente stradominante sul mercato, e questa cosa per esempio si vede a livello infrastrutturale proprio per quello che ha detto Brunello, cioè avevamo un grande colosso come la Fiat in Italia che comandava
parte importante del potere, così sinché l'Italia ha tante autostrade, tanto trasporto su gomma, ma mi senti? Mi avete perso? Tanto trasporto su gomma, ma poco trasporto ferroviario, quindi questo era importante sottolinearlo. Mi sentite? Io ho finito. Sì, sì, abbiamo comunque un po' pezzettini, ma penso che, cioè io, abbiamo capito il discorso, si è capito, si è sentito. Va bene, no, non lo sto a ripetere. Ci sono delle ultime, non so, interventi, domande? Posso? Certo. Non c'entra più con Taranto, ovvero sì, ma non quanto. Allora, forse è vero, non può essere il vero punto commerciale comunque come porto Taranto, però comunque può essere ottimo per il commercio, come per l'ulifero, no? Perché a Taranto, perché dalla Puglia in Italia è stato fatto un accordo, un trattato che si chiama Trattato. Come si chiama? Trattato. Allora, Michele, fai così: ci invii il link dove hai preso queste informazioni, che ce le leggiamo, così non stiamo. Non stiamo... Questa okay, cosa. Grazie. Grazie. Quindi cosa accade, no? Si prende il petrolio e una nave di stoccaggio, una nave di petrolio che porta petrolio, passa per Taranto. Rilascia, certo. il petrolio va da Taranto alla Grecia, dalla Grecia alla Turchia e dalla Turchia va alla Russia. Allora, Michele, aspetta, allora, questa è una cosa che non c'è, cioè, allora, nel senso, è un po' più complesso, ok? Quindi, mandaci il link, ok, grazie. C'è altro sull'argomento? Perfetto. Qualcun altro ha, insomma, qualche domanda, qualche altra curiosità? Ah, tra l'altro io questa cosa, Brunella, parlavamo delle ferrovie, prima me l'aveva fatto venire in mente la domanda di Michele, cioè comunque anche nella vecchia bozza del recovery che aveva fatto Conte, su cui Draghi dovrà agire, cioè in teoria ci sono degli investimenti ferroviari al sud, anche per portare l'alta velocità, sì, sì. Cosa ci dici a riguardo? Sì, c'erano nella bozza del recovery plan, già c'era, si parlava di rete ferroviaria veloce per gli investimenti al sud, aumentare e garantire la capitalità pure del sud Italia, sì sì, se ne è parlato assolutamente, però ecco, ci sono ancora quei progetti, cioè presumo che si partirà da quei progetti che sono in fase progettazione appunto da tipo 20 anni. Quindi si partirà dall'alta velocità Napoli, Nola Maiercianise, l'alta velocità Palermo, Catania, quindi faranno un pochettino, sicuramente si parte, diciamo, da quei progetti che erano rimasti un po' in sospeso, quello sicuramente. Vedremo un attimino che cosa ne verrà fuori dal documento di economia e finanza. Mi sentite? Eccomi. Sì, ti avevo. No, dicevo, se ne è parlato, sicuramente si partirà, diciamo, da quei progetti in fase appunto ancora progettuale, che dicevo, era l'alta velocità, per esempio, di Palermo-Messina, sicuramente verrà presa magari come prima spunta, come prima progetto da effettuare, l'alta velocità di Napoli-Marcianise, però la linea ferroviaria Napoli-Marcianise, però in qualche modo dovremo aspettare il documento di economia e finanza. Perché non so fino a che punto verrà definito in modo puntuale quelli che saranno gli obiettivi, però sì, l'alta velocità al sud è uno di questi. Perfetto, e noi lo commenteremo questo documento quando esce. A voglia, sì sì, tutta la vita. Non Brunella, vedo l'ora di leggerlo. Esatto, Brunella, io ti ringrazio veramente tanto perché ci hai aperto una finestra su questi argomenti che... Come ripeto sempre, possono sembrare un po' ostici, ma in realtà è politica pura, e quindi stasera penso che si sia dimostrato. Magari, insomma, io penso che dopo l'incontro di questa sera ognuno di noi ne esca in futuro con un'attenzione in più alle questioni infrastrutturali, quindi quando si parla di porti, aeroporti, ferrovie, la TAP, adesso che il compagno Michele ha messo in chat, leggetelo, eccetera, eccetera. Insomma, sono cose importanti cui avere un occhio, perché è veramente politica e geopolitica pura. Quindi veramente grazie Brunella. Se non c'è altro, io vi darei la buonanotte e l'appuntamento ai prossimi, insomma, di stare in campana nel nostro canale, che avremo presto dei prossimi incontri da proporvi.
Grazie ancora.